Clown Art, Emozioni in corsia, un viaggio tra le emozioni appunto in quattro episodi, raccontando le fiabe, lasciando spazio alla musica e stimolando anche la creatività dei piccoli destinatari del progetto, i pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Elia, l'associazione di Clown Therapy, il gioco del sorriso da ben 8 anni, con giochi, disegni e palloncini, è presente con i suoi volontari ogni settimana in reparto. Dal 2012 porta dunque una ventata di allegria. L'emergenza sanitaria però non ha permesso in questi mesi all'associazione di essere presente fisicamente, è così che decide di sfruttare lo strumento digitale per poter annientare le distanze, soprattutto durante le feste. Il progetto vuole essere una psicoeducazione alle emozioni e quindi abbiamo suddiviso il progetto in 4 episodi e è utilizzato un clown protagonista, Clown 3, che ho avuto l'onore di interpretare, che fa un suo viaggio nelle emozioni, partendo appunto dal riconoscimento delle emozioni primarie alla gestione e poi finisce tutto con un bellissimo episodio musicale dove abbiamo avuto veramente dei volontari musicisti che ci hanno donato la propria arte e in questo video finale c'è Clown 3 che dirige le emozioni che diventano musica per simboleggiare l'armonia delle emozioni che veramente equivale all'armonia presente nella musica. Dopo mesi di autoriprese nelle proprie case da parte dei volontari, è stato realizzato quindi un progetto multimediale tra racconti, stati d'animo e arte. Abbiamo visto la straordinaria risposta dei volontari che subito si sono attivati, accesi e hanno tirato fuori veramente delle esperienze uniche. Il tutto è diventato video grazie al lavoro fatto da Antonino Cravotta e Salvatore Biancheri che hanno montato, curando benissimo sia la parte video che la parte audio. La parte audio comprende una musichetta che è poi quella che diventerà la musica finale di cui parlavo prima, che è stata scritta appunto da Lucrezia Saporito. E abbiamo voluto mandare il tutto in ospedale il 24 dicembre, poiché noi in quanto clown il 24 dicembre siamo sempre stati in ospedale, addirittura girando tutti i reparti, provando a portare un po' di spirito natalizio. Quest'anno lo spirito natalizio purtroppo è un po' mancato a tutti, però comunque noi in quanto clown volevamo esserci almeno per i più piccoli.